little flowers in your hair. Have you looking like a fly, mamacita? Fuego, cause you look so good. You make me wanna spend it all on you. Get up out. Mamma, che spettacolo! Questa è la barriera corallina, è una delle più belle del mondo. Puoi vedere tante specie di pesci e poi anche dei coralli colorati, tutti i colori. Vi starete domandando per quale motivo il mondo arabo. Quando ero piccolina mi divertivo ad interpretare Jasmine, la principessa, e essendo molto maschiaccio era l'unico momento in cui mi medesimavo in una vera donna, quindi mi sentivo una principessa a tutti gli effetti. Mio fratello faceva Aladdin e cercavamo di interpretare questi viaggi attraverso il cielo, il tappeto volante, e nemmeno a fare apposta nella mia vita mi è capitata l'occasione di cantare la colonna sonora nel cartone di The Walt Disney. Allora, sapete, appena ho avuto l'opportunità di staccarmi 3 giorni, ho scelto di venire qui, e l'emozione più bella è stata in aereo quando mi sono affacciata ed ho visto per la prima volta nella mia vita le piramidi. Il mio obiettivo è scoprire le loro abitudini e i loro piatti tipici. Ah, hai capito? Ma ancora i becchi! Datemi un minuto, va. Bagno, ma devi tenere cura a mettere le scarpine. Certo. Sì, guarda, io mi metto qui, tanto ci vediamo tra un po', giusto? Certo. Ti stresserò di domande. Ciao. Ciao Elena. Relax. Anna mi ha chiesto di darvi tutte queste informazioni. Lei non fa immersioni perché lei ha paura. Il Mar Rosso è un mar che è praticamente chiuso, si chiude tra i montani dei deserti e crea un ecosistema molto speciale. La temperatura non cambia tanto. Nel sud il mare è più caldo che nel nord, la temperatura rimane tra 30 e 35 gradi, e nel nord la temperatura rimane tra 20 e 30 gradi. Così tutti i grandi pesci vanno nell'inverno, vanno nel sud, ma i colori e i coralli più belli si trovano al nord, dove la temperatura non si fa tanto tanto caldo. Ci sono mille tanti uccelli che vengono dall'Africa e il cielo è praticamente coperto di uccelli, e il mare si copre di meduse, fa come la neve sotto acqua. È molto bello essere sotto acqua nella questa periodo, perché la luce diventa come un arcobaleno tra queste meduse. Siamo vicino del Parco Nazionale Ras Mohammed. Il governo chiude per 7 anni parte del Parco Nazionale e apre altre parti del Parco Nazionale, e noi per fare immersioni o lo snorkeling andiamo sempre nello stessi posti,
per conservare questi posti.